finalmente si è riuscito a dare continuità alle prestazioni, no? Insomma, dopo Castellammare di Stabia, un'altra prestazione molto positiva, questa volta bagnata da una vittoria, insomma, ci voleva, visto anche quello che erano i risultati degli altri campi. Insomma, si respira un po' in questa vittoria, no? Beh, sicuramente ossigeno puro contro un ottimo avversario, avversario di qualità, quindi rende merito alla prestazione dei ragazzi, che secondo me è stata di buona qualità anche nella prima mezz'ora e poi di assoluto sacrificio e abnegazione nella parte restante della partita. Senta, ottime intuizioni anche nel momento in cui è passato dal livello di chiesa 5. Ci ha sorpreso sia all'inizio con l'esclusione di Punzi, sia anche, devo dirlo, con l'ingresso di Carcione. Se l'aspettava di pochi, però evidentemente in questo momento servono tutti, evidentemente serve anche Carcione. No. Allora, il discorso di Kunzi, perché ha avuto un sentimento muscolare in rifinitura, quindi ieri sera ha avvertito questo piccolo contrattempo e quindi si è deciso di non rischiarlo. Per ciò che concerne Carcione ha tutti gli effetti un calciatore del Catanzaro, un calciatore importante, uno dei giocatori che ha un curriculum di tutto rispetto della nostra squadra, un giocatore di esperienza. In quel momento non possiamo assolutamente accantonarlo, perché non ne accantoniamo nessuno. E quindi abbiamo bisogno di tutti in un momento topico della partita, dove avevamo anche Van Rasbeck che aveva lavorato a simbiosi in settimana, Maeta aveva un leggero problema fisico e un ritiro opportuno far leva sulla sua esperienza. Quindi, poi tra l'altro c'è anche da dire che quando giochiamo con due centrocampisti e affrontiamo gli avversari che giocano a tre, qualche limite lo palesiamo, anche perché in fase di palleggio oggi si è visto che, anche se affrontavamo una squadra di grande qualità, che si va un po' in sofferenza, quindi andiamo avanti così, pensiamo, archiviamo subito e pensiamo alla gara di mercoledì, che è un'altra partita contro un avversario di assoluto valore. Perché alla fine della partita è andato via? No, vado via perché ho preso troppa acqua, sennò prendevo il raffreddore, quindi... Assolutamente questo. Mister, buonasera, Nicola Marchese, Globus Television. Lei ieri in conferenza stampa aveva detto, aveva elogiato un po' il Catania per quanto riguarda la qualità dell'avversario, aveva detto: per centrare la salvezza dobbiamo fare qualcosa di straordinario. Ovviamente giocando così la strada è quella giusta, l'approccio alla partita è stato molto positivo, ha segnato due gol dopo pochi minuti. Ma si aspettava un Catania con un approccio così particolarmente, non voglio dire rinunciatario, però tra virgolette a vostro favore, cioè con molto campo, comunque poco pungente? No, io mi aspettavo un Catania di qualità e così si è dimostrato. Il discorso è che noi siamo partiti forti, abbastanza aggressivi, ci siamo mossi bene in profondità, dove sapevamo che loro erano giocatori strutturati ma che potevano palesare qualche difficoltà. Ma io ho visto un Catania forte, di qualità, quindi è ovvio che voi sapete meglio di me, che vivete la quotidianità, quali possono essere le problematiche. Io da avversario posso solo dire che questa vittoria è pesantissima, perché i ragazzi hanno interpretato veramente bene in questo tipo di situazioni, anche soprattutto nella sofferenza, perché contro questi avversari si soffre, si va spesso a rincorrere, ma nessuno si è tirato indietro facendo una corsa in più anche per il compagno. Tra l'altro questo è un altro scalpo molto importante, perché è stata la vittoria contro il Matera, il pareggio la settimana scorsa contro la Juve Stabia, il pareggio arrivato tra l'altro a tempo praticamente scaduto, e poi una vittoria oggi contro il Catania. Sicuramente questa è la strada giusta. Sì, l'avevo anche accennato ieri, che gli avversari più pericolosi siamo noi stessi, perché se è vero che affrontiamo squadre di tutto rispetto, è anche vero che abbiamo buttato via dei punti per nostro demerito, senza nulla togliere agli avversari, quindi negli ultimi tempi è successo questo. Fortunatamente oggi è andata bene per noi, però ritengo che l'atteggiamento sia quello giusto di una squadra che vuole tirarsi fuori a tutti i costi. Mister, tornando alle parole che ha fatto in settimana, che ha detto in settimana, ha posto l'accento anche sull'aspetto mentale, ha detto che magari c'erano state un po' di distrazioni, finora che ci avevano fatto perdere un po' di punti anche per strada. Come giudica la prestazione mentale della squadra nella partita di oggi? E poi, questa è stata una vittoria sicuramente del gruppo, però secondo me c'è un pizzico in più, soprattutto di Giovinco e di Sarao. Come giudica la prestazione di questi due giocatori?
hanno fatto quello che sanno fare, quindi gol, hanno cercato la profondità, hanno cercato di dialogare, ma la cosa che mi è piaciuta maggiormente è che si sono messi a disposizione del collettivo, quindi con grande spirito di sacrificio. E il discorso della che avevo accennato poi in settimana, è normale che qualche volta ci siamo un po' distratti e abbiamo pagato a caro prezzo. Oggi direi che dopo il 2-0 poteva apparire semplice, ma dopo il 2-1 psicologicamente non è stata semplice, però nel complesso abbiamo concesso poco, solo l'episodio forse della traversa, qualche traversone, comunque una squadra di tutto rispetto. E questo, la cosa che più mi è piaciuta è che nessuno si è tirato indietro nella difficoltà, anzi la si è voluta superare a tutti i costi, e ritengo questo la cosa centrale della partita, la cosa che è emersa di più. C'è un po' già, giusto, insomma, mercoledì, altro incontro, altro scontro importantissimo, però con un pizzico di serenità in più, visto questa vittoria, no? No, noi non siamo affatto sereni, siamo molto preoccupati, quindi non, perché poi se ci sentiamo sereni si sa già come va a finire poi mercoledì. Siamo molto preoccupati, ma lo siamo sul serio, perché sappiamo che affrontiamo una squadra che in questo momento sembra imbattibile, però vogliamo avere quella lucida spregiudicatezza, questa spinta che ci deriva dalla partita di oggi, che ci deve far tirare fuori quel qualcosa in più che di cui abbiamo bisogno mercoledì contro un avversario di caratura superiore. Buonasera.